Buongiorno Super Poler! Chi dice che la pole dance non è per tutti sta mentendo spudoratamente. Per me la pole dance è per tutti, ha un sacco di sfaccettature, la puoi fare in maniera agonistica, amatoriale, divertendoti e soprattutto non esiste un'età. Puoi non credermi, ma non puoi non credere a Danila Torcoli. Ha iniziato pole dance a 60 anni, ormai sono più di 5 anni che si allena, ha fatto delle gare, è passata al cerchio, ai tessuti e una cosa è certa, non smetterà, anzi continua e racconta a tutte le donne, ma anche agli uomini, che non esiste un'età giusta per iniziare qualcosa, ma esiste soltanto prendere quella scintilla, quel suggerimento che ci arriva e iniziare e provare. Bene, buon ascolto dell'intervista di Danila. Ciao, sono Valentina D'Amico, fondatrice di Pole Dance Italy, la più grande community dedicata alla pole dance. Insegno pole e organizzo eventi magici. Buongiorno Super Pole! Oggi siamo con una donna incredibile, sono strafelice di averla con noi. Ciao Danila, ben arrivata! Ciao Valentina, ciao a tutti! Danila è una super poler, ha iniziato pole dance alla giovane età di 60 anni, l'abbiamo vista tutti quanti anche in TV a portare la pole dance, ma soprattutto a portare un messaggio più importante che io adoro, è che ovvero ogni età è quella buona per fare ciò che ci piace, ci fa star bene. Quindi per questo motivo oggi siamo qui per ricordare a tutte le donne e a tutti gli uomini che possono veramente fare qualunque cosa, anche perché Danila, tu hai scoperto la pole dance per puro caso. Tu hai ricevuto questa email da una scuola che proponeva questi corsi e hai detto andiamo a provare, tra l'altro pensavi fosse tutt'altro. Ma quindi la mia domanda è, ma quando tu sei arrivata, no, che si è aperta la porta, hai visto tutti sti pali, le persone che volteggiavano, cosa hai pensato? Cosa hai detto? Ah, vabbè, pensavo fosse altro, ma questo è il mio sport. Sì, guarda, io sono entrata pensando di fare nuoto sincronizzato in piscina e quando ho visto tutti quei pali e questa ragazza volteggiare meravigliosamente, ho detto no, questo è il mio sport. Cioè, ho avuto proprio la folgorazione, un amore viscerale improvviso che è salito perché, primo, non conoscevo assolutamente la pole dance, non sapevo che si potessero fare delle cose così belle su un palo, così armoniose, così leggere, così acrobatiche, perché poi alla fine sono acrobazie all'alto che io fin da bambina pensavo a tutti gli acrobati. E è stata proprio un amore improvviso, ho detto no, io questo sport lo devo fare, anche se pensavo di fare nuoto sincronizzato. Ma la cosa pazzesca è che io fino a quel momento, non avendo avuto una famiglia sportiva, non avendo frequentato sportivi, non sapevo niente di sport, non avevo una preparazione assolutamente, non avevo mai fatto un giorno di palestra nella mia vita, non sapevo cosa fosse un bicipite, men che meno un tricipite, cosa fosse una lezione di flessibilità, cosa fosse una lezione di potenziamento. Erano tutti vocaboli che nel mio vissuto non esistevano. Però lì ho detto no, io devo iscrivermi a questa scuola e fare. No, fantastico. Cioè, per me è stata la chiamata, ti ha proprio chiamato. Sai, la tipica folgorazione a Damasco, ecco, è stata una chiamata. E ho iniziato anche con questa incoscienza, perché non sapendo nulla, non è che mi sono posta il problema, ma forse per salire sul palo, visto che alle scuole medie non sei mai riuscita a salire sulla pertica. Non riuscirai mai a farlo. Con un'incoscienza pazzesca dico sì, dai, mi butto. Per scoprire poi che con me tutte le mie compagne erano giovanissime, meravigliose, tutte armoniose, ma veramente Vale non è stato un problema, perché l'amore per la pole dance ha superato tutti i limiti. L'amore è improvviso e folgorato, ma penso che sia successo a tutte noi, per me è stata la stessa cosa, io l'ho vista e ho detto io devo fare questo sport, ma senza chiedermi nulla, cioè per me era come per dire, devo andare a fare la spesa, cioè era normale che dovessi fare questo sport, per quello che parlo di chiamata,
è proprio come se fosse arrivato, che poi, cioè, tu pensano, tu hai iniziato così, che già questa storia è bellissima, tu inizi così, pensi di fare tutt'altro, ti ritrovi lì a fare qualcosa che non hai mai fatto, poi vai, tu sì che vales, a fare la tua esibizione di pole dance, wow, non ti dico, mio padre, ah, ho visto questa donna bellissima che ha fatto pole dance, ma siete proprio bravi, lui è felicissimo di questa cosa, figurati, sì, faccio la conosco, ho fatto anche un po' la VIP. E dopo questo primo amore tu ti sei innamorata poi dell'acrobatica aerea, del cerchio, dei tessuti, hai fatto delle gare, cioè tanta stima, io penso a 37 non ci penso neanche, proprio non ne voglio sapere, ma una cosa te la devo chiedere ovviamente perché poi penso che sia la domanda poi che si facciano un po' tutti, ma cosa vuol dire iniziare pole dance a 60 anni? Cioè cosa succede? Cioè, corpo, cosa dice, come funziona, ma anche le persone cosa ti hanno detto, se ci sono state cose strane, perché piccola parentesi, come ti dicevo prima, ci sono tante ragazze di anche di 20 anni che mi chiedono, ma non è che forse è troppo tardi fare pole dance? Come troppo tardi? No, perché? Perché dovrebbe essere tardi? No, assolutamente. Infatti è comunque il messaggio che voglio portare avanti io, è molto importante, anzi grazie di permettermi di essere qui e divulgare questo messaggio, che poi è anche quello che ho detto a Tu sì che vales. A tutte le età si possono seguire i propri sogni, a tutte le età si può iniziare qualunque cosa ti possa piacere e anche un sport, perché no? Oppure se hai voglia di fare la danza classica. Ogni tanto a me viene in mente di iscrivermi a un corso di danza classica. E perché no? Magari se avrò tempo lo farò. Adesso sono troppo impegnata con tutti questi sport aerei. Però perché no? È un sogno anche quello che ho nel cassetto. E non mi reputo vecchia per fare la danza classica. Chiaramente non andrò alla Scala a ballare con Bolle, ma avrò delle soddisfazioni personali. Ecco, comunque a 60 anni io inizio questo sport, strabiliata anche da me stessa e con l'aiuto molto forte delle mie compagne e delle mie insegnanti, perché hanno tanto creduto in me, hanno visto che c'era in me qualcosa, che c'era in me questa passione forte, per cui mi ha sempre sostenuto. Anche le ragazze, loro facevano una figura, riuscivano a far questo, riuscivano a salire, riuscivano a invertire, io non riuscivo e riprovavo e riprovavo e riprovavo, però alla fine ci riuscivo, e allora complimenti, allora applausi, e sono grandi soddisfazioni. E non mi è mai importato se loro ci mettevano 3 lezioni e io ne mettevo 100, ma chi se ne frega, non dovevo in quel momento, mai neanche avrei pensato di andare in televisione, ecco, e soprattutto i primi tempi. Però era una cosa che mi ha fatto stare talmente bene psicologicamente e fisicamente, che non ho mai mollato. Io adesso vado per i 69, come ti dicevo, a passi molto veloci, e non ho mai mollato e mai avrei la voglia di mollare uno sport così bello e che ti fa star così bene. In realtà tu, quando sei in palestra, è come se e ti concentri su uno sport pericoloso, perché a volte ci sono delle figure, per cui devi stare molto attenta, molto concentrata, ed è come fare una meditazione, perché tutti i problemi della tua vita in quel momento non esistono più, e ti lavi la mente. E in più il corpo ne guadagna tantissimo, perché prima non facevo niente, per cui ero tutta molliccia e flaccida, ero anche sovrappeso, e piano piano sono lì dimagrita un po', senza essere uno stecchino adesso, per carità, però sono dimagrita un po', le spalle mi sono diventate più belle, le braccia più belle, mi sono sentita più bella. E cosa c'è di meglio per una donna che sentirsi più bella? Ho iniziato a mettermi il rossetto rosso, che metto sempre ormai anche per fare gli allenamenti, non solo per fare le interviste con te, cioè, e perché mi dà quest'idea di essere più bella, e per cui mi piace, insomma. È proprio uno sport che mi ha cambiato la vita, ecco, mi ha cambiato la vita, veramente. Se sappi che io ho tipo la pelle d'oca alta così, proprio dall'emozione,
Anche perché noi ci siamo conosciute effettivamente in studio, quindi io ti ho vista allenarti, ti ho vista essere al palo anche a volte magari innervosirti, mi dici, porco cane, però una cosa che tu secondo me non hai mai perso, cioè se io ti dico Danila, io il sorriso, cioè per me è questa persona che in sala si allena sempre col sorriso, sempre con una parola buona per tutti, un supporto, ed è vero quello che dici, cioè in studio non esiste età. Cioè non esiste età, non esiste la differenza di circonferenza, non esiste il culo basso e il culo alto, non esiste nulla, cioè, penso che sia la cosa più importante della pole dance, perché noi lì in sala siamo spogliate da tutto, cioè siamo svestite dalle regole, dalla cultura, dalle imposizioni, da qualunque cosa, siamo un cerchio di donne che lavora insieme e si supporta, e questo secondo me è bellissimo, cioè super stimolante. Dietro poi c'è tantissimo lavoro, e lo sai. Sì, bravissima. No, dico bravissima, hai detto giustamente che quando sei lì, tutti i tuoi complessi che potevi avere all'inizio, quando mi sono posta il problema, mi dovrò mettere in culotte top, ma c'ho le vene varicose, ma ho la pancia molle. Ho pensato, ma magari non mi verrà di spogliarmi. Appena entrata in palestra, fium, tutta nuda, quasi. E veramente capisci che nessuno ti guarda. E comunque se ti guardano non te ne frega niente, che tu non guardi il corpo delle altre, almeno io guardo solo se dico mamma che bella quella ragazza, ma non guardo mai i difetti, mai, cioè non viene, già nella vita sono un po' così, ma in palestra assolutamente no, nessuno ti guarda, nessuno ti giudica e veramente ci si supporta l'una con l'altra. Anch'io dopo un po' di tempo ero in grado di aiutare magari le compagne che sapevano fare meno di me, e poi dicevo ragazze, ma guardate che se l'ho fatto io l'ho riuscita a fare anche voi, non dite non lo farò mai, perché guardate che io ci ho messo tanto, non potete pretendere di metterci mezzo secondo a fare una cosa. Ascoltate Danila, mi raccomando, ci vuole tempo e ogni persona è totalmente diversa, a prescindere dall'età. Ogni persona è diversa, c'è chi ha un background sportivo e quindi è più facilitata, c'è chi non ce l'ha, come appunto raccontavi tu, quindi ti sei dovuta fare il triplo del mazzo probabilmente, quindi non è soltanto un numerino a identificare quanto tempo ci metteremo, dobbiamo avere pazienza e attenzione rispetto del corpo, ma soprattutto Danila, tu sei una di quelle persone che ha detto ok, io mi alleno al palo, mi alleno poi dopo con il cerchio, poi col tessuto, ma cerco di creare tutta una routine di allenamento aggiungendo la mobilità, la flessibilità, il potenziamento. Io ti volevo chiedere qual è la tua routine di allenamento settimanale, cioè cosa fai? Perché io so che tu sei più in palestra che a casa, cioè... Sì, e adesso che non si, che le palestre sono chiuse, sono più davanti al monitor di Zoom che in generale nella casa. Sì, mi alleno tanto, mi alleno, faccio delle cose diverse durante la giornata, perché faccio potenziamento magari due volte alla settimana o anche tre a volte. Faccio flessibilità sicuramente due volte alla settimana. Faccio palo due barra tre volte alla settimana. Che altro? Yoga, mi sono messa a fare yoga da questa quando c'è il lockdown, che mi aiuta molto. Poi ci sono le lezioni di aerea, che sono anche quelle che, visto che non ho il cerchio in casa, non ho i tessuti in casa, però sono sempre potenziamento. Sì, io direi che tutti i giorni sono impegnata almeno 2 ore, almeno tutti i giorni. Tanta roba, tanta stima, grande Danila, veramente tanta stima. Io adesso sto ricominciando ad allenarmi, quindi mi faccio 4 allenamenti alla settimana. Ieri ho fatto questo bellissimo allenamento di 2 ore. Sono sentita rinata, è bellissimo. Senti, ma sul discorso del tempo voglio far ridere le nostre ascoltatrici. Io ci ho messo, perché non me ne vergogno a dirlo, un anno intero
scolastico, alla fine dell'anno non avevo ancora imparato a fare la salita e 3 anni a fare un'inversione. Sono stati i punti più dolenti che ho dovuto affrontare, però non mi sono persa d'animo. Ragazzi, ascoltate Danila, non bisogna perdersi d'animo, bisogna cercare delle soluzioni e non preoccuparsi del problema, cioè perché stavi a dire ah, non mi viene, vabbè, quello l'abbiamo capito che non ti viene. Sì, facevo altre cose, facevo altre figure, facevo le mie improvvisazioni, le mie cose armoniose, facevo delle altre cose, ma sai, io sono testarda, alla fine che bello. È vita. Hai visto? Alla fine uno ci si mette, le cose le fa, è sempre così. Comunque io ti confermo che secondo me veramente la pole dance per te è stata una chiamata, cioè anzi, dopo questa chiacchierata ne sono convinta, cioè proprio come se l'universo avesse detto, allora tu Danila nella vita a 60 anni dovrai fare pole dance e raccontare a tutto qua, a tutti quanti, quanto è bello e potente, cioè quante cose belle e potenti ci sono nel mondo, no? Quindi di riuscire a prendersi il bello che c'è in tutti i giorni, di lasciarsi anche sorprendere dal mondo, perché a te è arrivato un'email, una semplice mente che ha sconvolto, anzi direi ribaltato completamente la vita, e quindi goderselo fino in fondo. Qual è vorrei, non so, da te un mantra, un messaggio che vorresti lasciare a tutte quante per concludere questa chiacchierata che io sinceramente farei andare avanti per ore e ore e ore, perché secondo me c'è un sacco di cose da raccontarci. Ma i miei mantra sono 3, direi. Uno è che veramente quello mi ha aiutato molto anche nel lavoro della mia vita, non lasciare mai niente di intentato, se vuoi una cosa, non lasciare mai niente di intentato. L'altro chiaramente non è mai troppo tardi, perché per me proprio veramente ho capito con questa esperienza mia che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. Se tu hai un sogno nel cassetto, non puoi aprire il cassetto, guardare e dire ah, ma io ho già 70, 80, 90 anni. No, tu puoi aprire il cassetto e dire va bene, ho 80 anni, mi metto a suonare la chitarra classica, perché no? Mi metto a ballare il rock and roll, perché no? Ecco, quindi non è mai troppo tardi. E poi un altro mantra che mi piace molto è mai mollare, nel senso che ci si trovano tante difficoltà, chiaramente, soprattutto alla mia età, come ti dicevo, come tu ben sai, anche solo il riscaldamento, io faccio fatica, non è che mi viene tutto facile, proprio faccio fatica a correre, faccio fatica a saltellare, però lo faccio e non mollo, e so che non mollando otterrò dei risultati. In realtà poi dietro a tutta questa perseveranza c'è tanta, tanta passione e tanto amore. Mi sono innamorata di questo sport come mi sono innamorata del cerchio e dei tessuti aerei, per cui mi viene facile non mollare, far fatica, sputare sangue. Guarda, io ho mollato tante volte, come ti dicevo prima, e poi sono sempre tornata qui perché ho mollato perché ho preferito la via semplice, lo dico molto apertamente, ho preferito fare cose che non ho scontrarmi, non andare contro a certi dogmi e quant'altro, ho preferito proprio la via semplice, ma poi sono sempre ritornata alla pole dance e ora più che mai sono qui e sento veramente che questo è il mio posto, quindi sono convinta veramente che anche tu abbia un grandissimo ruolo nella nostra community e ti ringrazio perché la tua tenacia, la tua determinazione, il fatto di esserti messa anche in gioco andando in TV o facendo una gara è veramente una cosa bellissima. Spiega davvero che quando uno vuole una cosa non deve lasciarsi prendere dallo sconforto, perché lo sconforto ci sarà, la giornata negativa ci sarà. Vedere anche, come dicevi tu, le altre che riescono prima è molto, può essere molto frustrante, però se noi ci rifocalizziamo su noi stessi, diciamo io voglio essere meglio di ieri, posso fare qualunque cosa e non mollare. È bellissimo, Danila, è bellissimo. Grazie Vale, grazie mille. Sì, è proprio così, è proprio come dici tu. È fantastico, sei una potenza. Danila, io ti ringrazio, grazie. So che sarai di ispirazione per molte ragazze e donne.
E noi spero di rivederci presto davanti ad un bicchiere di vino per chiacchierare e parlare un po' di pole dance. Anche davanti a un palo vale fare qualcosa, Meglio, eh? meglio. Ecco. Grazie di cuore per essere stata con Grazie noi. a te, grazie a Ciao a tutti. tutte. Ciao a tutti.